Signore e signori, benvenuti allo stadio Mario Lodigiani di Firenze per la seconda giornata del girone d'andata del campionato nazionale di Serie A. Oggi di scena all'esordio stagionale la squadra dei Medici Aeroporto di Firenze che incontra la Primavera Roma. Per la Primavera Roma scenderanno in campo con il numero 15 Condemini, con il numero 11 Risi, il numero 12 D'Angelo, con il numero 13 D'Ottavio e con il numero 14 Ritano. I mediani sono con il 10 Brancadoro e con il 9 il capitano Callori di Vignale. Terze linee il numero 8 Belloni, il numero 7 Lamaro e il numero 6 Gabbuti. In seconda linea col 25 Custureri, col numero 5 Semplice. In prima linea il 3 pilone sinistro è Di Resta, il tallonatore Corcos col numero 2, l'altro pilone Sbariglia con il numero 1. E in panchina a disposizione dell'allenatore Montella, Di Martino, Belcastro, Cavallini, Alveralla, Greca, Marigo, Gasperini e Duplicato. Per i Medici Aeroporto di Firenze il numero 15 è Palmisano, il numero 11 è Morsellino, l'ala sinistra è Citi, poi abbiamo Antonelli, Biancagnello col 12, Falleri col 10 e Billò col numero 9. Le terze linee Ippolito il numero 7, Bottacci con il numero 8 e Bascio con il numero 6. In seconda linea Soldi con il 4 e Civetta con il 5. In prima linea Battisti numero 3, capitano Jacopo Fanelli con il 17 e Giuseppe Datola con il numero 1. In panchina a disposizione dell'allenatore Pasquale Presutti, Chiostrini, Meroni, Venditti, Savia, Meyer, Taddei, D'Andrea e Reale. Ecco subito il primo pallone per la Primavera Roma, che con Condemini va ad esplorare il campo, ben piazzato all'estremo dell'aeroporto Firenze Palmisano. Appena under, sembra di essere, arriva per primo sulla coda del pallone ma gli sfugge la palla in avanti e l'arbitro Lipperini assegna un vantaggio per la Primavera, che gioca il pallone. Ora riparte alla parte chiusa, un bel inserimento, un calcetto a scavalcare, pallone esce in touche. Buona la partenza della Primavera Roma, che nella prima giornata è stata sconfitta in casa dalla Capitolina in uno dei tre derby romani. Ricordiamo che nel girone con Firenze e Primavera c'è Capitolina e Custroma e Gran Sasso e Perugia. Ed ora subito il Firenze a 5 metri dalla propria linea di meta per un lancio di capitano Fanelli. Quest'anno l'inserimento in seconda linea di Nick Civetta, tanti centimetri, però il pallone comunque viene rubato. La Primavera ancora ha possibilità di attaccare con D'Angelo, ancora sempre superiorità numerica dalla parte chiusa. Fanelli mette giù il diretto avversario, ancora un attacco delle terze linee della Primavera Roma con Gabbuti. Schierato l'aeroporto Firenze ad arginare questo attacco della squadra romana, che prova ancora ad attaccare. Bella la pressione di Bascia, autore di ben 4 metri nella partita d'esordio che ha visto il Firenze vincere a Roma contro il Custroma e avere anche il punto di bonus. Quindi ricordiamo che il Firenze, come la Capitolina, è in testa al girone con 5 punti. Un in avanti ora di un giocatore della Primavera e quindi il Firenze avrà la possibilità con Billò di andare a introdurre questo pallone per la prima mischia dell'incontro. Ecco l'arbitro Lipperini che chiama le prime linee a un ingresso corretto, però c'è un crollo, viene punito il pilone destro della Primavera, dovrebbe essere Sbariglia. E allora ora il Firenze andrà a guadagnare terreno con questo calcio. Si torna a giocare nella zona di metà campo. Un buon calcio precisamente sulla linea di metà campo. I Medici andranno a rimettere questo pallone tra gli schieramenti.
dato la Soldi, Civetta, Bascia, Battisti, vediamo nello schieramento. Vediamo un lancio lungo. È Battisti che si impossessa del pallone, era subito a largo Falleri, trova il sostegno di Bottacci, grande percussione del giovane terza linea fiorentino, ancora Falleri con i piedi, campo ben coperto però da Condemini che calcia a sua volta, ancora una fase di studio per ora in questi minuti iniziali. Appena under di Palmisano, sembra arrivare sul pallone ma gli sfugge e allora è la primavera che ha occasione ancora di organizzarsi e ripartire con i piedi, un calcetto ben recuperato, benissimo dall'ala della primavera, è solo, trova il sostegno però il pallone sfugge in avanti, Lipperini sembra non segnalarlo, sì, se n'è accorto e ferma il gioco. Molto veloce il giocatore della primavera, già due volte sulla fascia sinistra, mette in crisi la difesa del Firenze. È il numero 13, D'Ottavio, si è trovato un po' isolato, il sostegno tardava ad arrivare e quando è arrivato ha commesso l'in avanti che ha costretto l'arbitro Lipperini a fermare il gioco. E ancora il Firenze, sempre in zona difensiva, però pallone in mano a Billò. Ancora una Lipperini che fischia un calcio contro alla primavera. Un buon guadagno di terreno con i piedi. Ben dentro la metà campo avversaria questo calcio, sotto la pressione di Morsellino, la primavera non ha fatto niente di meglio che lasciar finire il pallone in touche e ora andrà a rimetterlo con Corcos, no, è Gabbuti che va al lancio. Schieramenti completi in touche. Lancio su blocco corto, bella presa a due mani di Semplice, provano a organizzarsi, non molto per ora l'avanzamento, ecco un calcio ancora ben piazzato Palmisano, Morsellino messo a terra, mantiene il possesso del pallone ancora giù e mette il pallone a disposizione. Pallone un po' lungo per Citi che non arriva e Lipperini vede lì in avanti del numero 14 dei Medicei, peccato, potrebbe essere una fase di gioco interessante, sembrava avere spazio il veloce, la veloce ala del Firenze. Ancora gioco fermo, siamo al decimo del primo tempo, ancora sullo 0-0. In Mischia sembra fino a questo momento una leggera prevalenza dei Medicei che hanno costretto a ripetuti falli i giocatori della primavera. Ed ora Callori di Vignale va all'introduzione. Buona la spinta dei Medici ma esce comunque il numero 8 Belloni, Falleri lo mette giù, ancora la primavera, pallone a terra, sembra buona la chiusura dei Medici, la primavera comunque continua a mantenere il possesso del pallone, evita un primo placcaggio d'Angelo. Siamo ancora lì poco fuori dei 22
della squadra di casa, un in avanti di Callori di Vignale, un calcio del Firenze recuperato prontamente da Risi, bella la pressione ancora di Biancaniello, arrivano tutte lì le maglie rosse dei Medici, l'aeroporto di Firenze ha guadagnato 50 metri, pallone ancora per il numero 15 Condemi, evita il frontale Morsellino, trova il sostegno di Palmisano ancora, la ricerca è Bascia, sempre lì il sostegno, arriva Jacopo Fanelli, va a terra ed ora Falleri, superiorità numerica a largo, pallone in terra, comunque ancora Morsellino con il pallone in mano. Peccato, un errore di trasmissione, ha ritardato un po', ma arriva Ippolito e arriva a schiacciare Lipperini, benissimo, la prima azione d'attacco dei Medici, i Toscana Aeroporti, porta subito i primi 5 punti, una bella azione a largo della squadra fiorentina. È un bel sostegno di Ippolito, un veterano di questa squadra, generosissimo, sempre su tutti i palloni. Bene anche Morsellino che da sinistra si è spostato a destra. Bella lì Alessandro Ippolito! Soltanto un errore nella trasmissione ha ritardato una meta che poteva essere fatta anche poco prima. Comunque tutto è bene perché finisce bene, grande meta dell'aeroporto di Toscana Medicei. Ed ora Falleri al tentativo di trasformazione di questa meta, molto angolata. Parte la rincorsa di Niccolò Falleri, il pallone si alza bene. Però non c'entra i pali, il punteggio rimane sul 5-0 per l'aeroporto di Firenze. Primavera Roma 0. Alla prima vera azione d'attacco della squadra di Firenze. Una grande meta corale. Bene i tre quarti a largo e ottimo il sostegno di Ippolito. Ed ora si riparte, pallone per Bottacci, parte la carica del numero 8 fiorentino, classe 95. Ancora Palmisano, una bella touche, no, ma era pallone portato nei 22, quindi si andrà a rimettere da dove è stato calciato il pallone. È Masetti il giudice di linea da quel lato che segnala la rimessa un metro dentro i 22 del Firenze. Ancora la Primavera Roma con il pallone in mano per questo lancio. Pallone sfugge, vediamo se i Medici riusciranno a recuperare questa palla, c'è una lotta lì a terra, no, pallone esce dalla parte dei giocatori romani, ancora Ippolito a fermare la prima carica, torna dalla parte chiusa, Fanelli, ma un in avanti, ferma il gioco Lipperini, ancora una mischia per il Firenze, che ha l'occasione ancora di allontanare la minaccia dalla propria area dei 22 metri. Ce l'abbiamo il tabellone punti. Ed ora si compongono le prime linee, vediamo per Firenze dato la Fanelli e Battisti, mentre per la Roma Sbarigia, Corcos e Di Resta scendono. E vediamo se lo svolgimento di questa mischia sarà regolare. Introduzione per Alessandro Billò. E ora è stato punito l'aeroporto di Firenze
per un crollo della prima linea e poi ancora forse una protesta, porta 10 metri avanti il pallone, parte subito Calore di Vignale, cerca il sostegno, fermato subito questo tentativo, ancora Corcos, tenuto a terra, fallosi questi giocatori romani, vengano fermati sempre lì a pochi metri alla linea di meta e i medici hanno l'opportunità ancora una volta per allontanare la minaccia. Fino a questo momento la partita sembra farla più la primavera, ma i medici hanno colpito in contropiede, si può dire, con una bella meta di Ippolito, che tiene il punteggio sul 5-0 per Aeroporto di Toscana Medicei. È ancora la carica dei giocatori in maglia giallo-blu e ancora scelgono la parte chiusa per andare a cercare spazio, ma la difesa del Firenze è molto attenta, anzi va al recupero del pallone. Ancora Billò per Palmisano, pallone rimane in campo e imposta il contrattacco con Demi, ancora un up and under e Falleri sulla caduta del pallone, pallone va indietro, Palmisano lo aiuta, recupera questo pallone vagante, sta per uscire, è la primavera che va a giudicarsi la contesa con Brancadoro. Bella la difesa di Bascia, subito un buon placcaggio su D'Angelo, l'arbitro vede un vantaggio per la primavera che ancora è lì poco fuori dei 22 ad attaccare con l'Amaro ed ora è un calcio praticamente in mezzo ai pali per la primavera che sicuramente tenterà di piazzarlo. Vediamo Lipperini che è a colloquio con il capitano Fanelli. È probabilmente un fallo professionale, alla prossima occasione può darsi che minacci di tirar fuori il cartellino giallo. Falli ripetuti dei giocatori del Firenze per arginare una primavera Roma pimpante in questa prima quarto di partita, che ha gestito quasi sempre il pallone, grande possesso per i giocatori capitolini, che ricordiamo domenica sono usciti sconfitti nel derby con la capitolina per l'appunto, però hanno segnato ben 30 punti, quindi è una squadra viva, soprattutto nelle linee arretrate, forte nel mezzo di Mischia, Calore di Vignale, è un passato in tutte le nazionali giovanili ed ora va al piazzato per accorciare le distanze. E il pallone va fra i pali, è l'ala Ritano che porta sul 5-3 Toscana Aeroporti 5, Primavera Roma 3, la Primavera Roma. Ed ora i medici dovranno cominciare a mettere in campo un po' del loro gioco, una squadra con molti innesti nuovi. Queste prime giornate di campionato servono anche per affinare un po' certi meccanismi, però fino a questo momento in questa partita abbiamo visto una gran bella difesa, ora è una azione di attacco incisiva ed ora ci vuole un po' di possesso per andare lì a provare a riallungare nel punteggio. Ecco dalla base Calore di Vignale. Fuori gioco. Un pallone per Palmisano, la palla sfugge in avanti, però c'è lì in avanti dell'estremo dei Medici, i Toscana ragazzi, Aeroporti. Forza! E quindi andremo a vedere questa mischia nella zona di metà campo. Lipperini chiede aiuto al giudice di linea per vedere la spinta dalla parte opposta sua dei piloni di Datola e di Resta, arbitro di grossa esperienza Lipperini,
tante partite anche in eccellenza, vanno giù le prime linee e infatti si stanno consultando con l'interfono, l'arbitro e il giudice di linea. Ed ora è Lipperini stesso che si sposta dalla parte sinistra della mischia, che è quella che sembra avere più problemi. Guardiamo ancora i comandi di Lipperini, no? Ancora va lì dai piloni a raccomandare un ingresso corretto in questa mischia. Ricordiamo l'introduzione della primavera. È calore di Vignale, però i medici rubano questo bel pallone importante, questo possesso ancora a largo. Biancaniello viene messo giù, Palmisano inserito, evita un primo, un secondo placcaggio, guadagna 10 metri da Civetta. Bascia messo a terra ed ecco Aeroporti di Toscana Medici che comincia il proprio gioco con Ippolito ancora a largo da quest'altra parte. Palmisano messo bene a terra da Belloni, recupera comunque Falleri, una delle bandiere di questa squadra. Pallone a disposizione ed ora a largo. Arriva il pallone a Citi, prova a mettersi in moto, velocissimo il giocatore con il numero 14, ancora palla a Soldi. Da Billo a Battisti, Battisti regge bene il placcaggio, rimane in piedi, si compatta il pacchetto fiorentino, però sembra che il pallone sia passato dalla parte della Roma. E l'arbitro vede un ingresso laterale da parte dei giocatori in maglia rossa. Ferma il gioco e si andrà a giocare una mischia, sembra, con introduzione primavera. Entrano i sanitari, a terra Bascia e anche un giocatore in maglia giallo-blu. Bascia sembra un problema di schiena e di scarpe, mentre ecco si alza anche il pilone di Resta della primavera. Si può andare a disputare questa mischia. Siamo al 25esimo del primo tempo, ricordiamo, con i medici in vantaggio per 5-3 grazie alla meta di Ippolito e al calcio piazzato di Ritano. Stanno per scendere le prime linee, speriamo si possa svolgere regolarmente questa mischia. Introduzione di calore di Vignale, palla in mano, entra, buona la spinta del Firenze, pallone però esce, una grande pressione sui portatori di palla. Firenze ha riconquistato palla, è a disposizione di Billò. Però ancora Lipperini vede un'irregolarità in questo raggruppamento, forse un in avanti nel tentativo di raccogliere il pallone, e quindi ancora un'altra mischia, una fase un po' statica di gioco.
lo stand by è qui. Non è la maglia, no, perché non è neanche il ancora una spinta in anticipo dei Medicei, quindi un calcio battuto rapidamente dal numero 8 Belloni. La Primavera cerca sempre di imporre un buon ritmo, ma vediamo la Toscana Aeroporti Firenze che chiude bene. Un cartellino giallo per Biancaniello, che secondo lì per Morsellino, che secondo Lipperini è entrato di spalla non a chiudere il placcaggio, quindi 10 minuti in superiorità numerica per la Primavera. L'ala Morsellino viene allontanato per questo placcaggio di spalla. Dai ragazzi, forza! Ed ora dovranno stringere i denti i giocatori in maglia rossa per 10 minuti per l'assenza dell'ala. Veloce Morsellino, ha messo del suo anche nella meta di Ippolito. Al lancio Gabbuti per la Primavera. Fino a questo momento la squadra di casa non è riuscita a prendere in mano il bando della matassa. Quelle poche volte che ha attaccato l'ha fatta in maniera positiva, ha segnato una meta, ha guadagnato anche terreno in altre occasioni, però gran parte del gioco lo sta portando avanti la Primavera Roma, ben arginata dalla difesa del Firenze. Ancora una bella palla in touche, un velo però visto da Lipperini, e allora ora il Firenze ha l'occasione per andare a introdurre, no, forse un lancio storto, una rimessa laterale troppo a favore della propria squadra da parte di Gabbuti. E allora ora è Billò che andrà a introdurre questo pallone, che si spera venga gestito in maniera positiva. Siamo in difesa, vedremo le scelte di gioco del Firenze. Ecco i tempi di ingresso in mischia, sembra stabile, introdotto il pallone, avanza Aeroporti di Toscana quanto basta. Ecco una bella palla tirata fuori da Bottacci. Ancora pallone a Bascia, palla a Bottacci, carica il numero 8 del Firenze, sostenuto da Civetta e da Bascia. Ed ecco dalla base ancora Billò. Pallone ben preso a volo da Risi. Risi va a cercare subito il sostegno di D'Ottavio. La tribuna rumoreggia per un passaggio visto in avanti, ma per Lipperini è tutto regolare. È ancora la Primavera, palla in mano, va a terra, attacca lì vicino al raggruppamento Callore di Vignale. Ippolito mette a terra il sostegno, no, era Fanelli. Ancora a largo per il Firenze, placcaggio di Bascia, trovano il sostegno, arriva ancora Bascia, inesauribile, dopo un placcaggio si è rialzato, è andato a contrastare Custureri e a guadagnare questa rimessa laterale per i Medicei. Toscana Aeroporti. Ed ora ci vuole un bel pallone di qualità, probabilmente per le mani di Nick Civetta, ricordiamo giocatore di origine statunitense con alcuni caps anche nelle Eagles, la nazionale degli Stati Uniti. Ecco il lancio di Fanelli, è Ippolito che salta e che recupera questo bel pallone. Ora in mano a Battisti che guida
La mula valzante del Firenze, bello questo avanzamento. Ancora, palla fuori, subito a largo per Palmisano, Palmisano a Citi, Citi a spazio e Citi trova, evita due placcaggi, mette in moto le gambe, velocissimo, l'avevamo detto, questo 14 del Firenze. Ha guadagnato 40 metri in progressione, subito un bel sostegno di Biancaniello, ma la Primavera recupera un calcio però che potrebbe essere positivo da Palmisano a Bottacci, che carica al sostegno di Bascia, anche di Fanelli e di Falleri. Falleri messo giù, pallone a disposizione del Firenze, bella la mischia avanzante però della Primavera. Pallone però esce dalla parte, c'è Battisti, è a disposizione dei Medicei, Battisti ripulisce, è dato la pronta a partire, guadagna un metro. Ancora pallone a disposizione, lo tira fuori Civetta, no è Soldi, pallone in mano, ancora un passo per il Firenze, Bascia, pick and go dei giocatori fiorentini. E la Primavera è lì a contrastare questi avanzamenti, ancora dato la palla in mano. Bravo! Un buon avanzamento del pilone dei Medicei, questa è la squadra che vogliamo vedere, propositiva, ancora a largo, ora prova Biancaniello ancora ad andare, messa a terra, arriva subito il sostegno ma rubano palla i giocatori romani. Un calcio raso terra, recuperato, una bella azione di contropiede dei giocatori della Primavera Roma, li porta a segnare la loro prima meta dell'incontro, che il punteggio va sull'8-3 per la Primavera. Un pallone vagante recuperato e si è trovata scoperta sulla fascia destra la squadra dell'aeroporto di Toscana. E in questa occasione si è vista l'assenza di un giocatore per il Firenze, ricordiamo il cartellino giallo per Morsellino, ancora alcuni minuti fuori per l'ala dei Medicei. Ed ora il tentativo di trasformazione della meta. Sta per partire la rincorsa. Vediamo. E il pallone passa fra i pali per il 10-5. 10-5 per la Primavera, ed ora i Medicei dovranno cambiare passo per andare a recuperare il punteggio. Dai ragazzi! Una Primavera Roma che ha meritato questo vantaggio, perché fino a questo momento, questo primo tempo, ha avuto un possesso di palla maggiore. È andata a segno con questa bella meta, forse nel momento migliore della squadra di Firenze. Ancora Callori di Vignale con i piedi, Bascia recupero, scarica su Palmisano, è ancora all'estremo dei Medici con questa up and under, va Bascia recupero, arrivano sul pallone in due. Vediamo chi riusciranno, esce ancora dalla parte della Primavera, è ancora Palmisano a recupero, gli sfugge il pallone, ancora una palla vagante, è in vantaggio Citi che in velocità va a annullare, un po' in confusione la squadra di casa. Sì.
Lipperini ha visto un placcaggio senza palla di Palmisano, che una volta ha perso il pallone per impedire la ripartenza degli avversari è andato a fermare un giocatore in maglia giallo-blu che ancora non era in possesso del pallone e quindi è tornato sul vantaggio e sarà ancora Ritano a provare a mettere il pallone fra i pali. Ricordiamo una Primavera Roma in vantaggio per 10-5 in questo primo incontro casalingo dei Medicei, Toscana Aeroporti. Siamo a circa 5 minuti dalla fine del primo tempo con il vantaggio della Primavera. Ecco, parte il pallone, no, sembra a sinistra dei pali, punteggio non cambia, si rimane sul 10-5 per la squadra romana e rientra Morsellino per il Firenze e si torna in parità numerica. Sono costati 5 punti questo cartellino per Morsellino. Ancora Falleri dai 22, la Roma recupera ancora la palla a largo per l'Amaro. Intercetto di Jacopo Fanelli, peccato, punito con un calcio, poteva rimanergli in mano questo pallone. L'arbitro giustamente vede l'intervento volontario e quindi un altro calcio in favore della Primavera. Siamo a 45 metri dalla porta del Firenze, ma Ritano comunque va a tentare comunicazione di allungare. È necessario spostare delle auto che stanno bloccando il passaggio all'ingresso dello stadio di Firenze. Si tratta di una Toyota targa DN860TF, poi abbiamo una Mini targata DF852MM e una Megane EX397VY. È necessario spostarle immediatamente, grazie. Ecco la rincorsa di Ritano, niente, il pallone anche questa volta finisce alla destra dei pali e il punteggio quindi rimane ancora sul 10-5 per la Primavera Roma e sarà ancora Falleri che riprenderà il gioco con questo drop dalla linea dei 22. Il pallone è molto alto, arriva la pressione del Firenze e infatti l'arbitro vede un in avanti di Di Resta e ora ci sarà una mischia, forse una delle ultime azioni di questa prima frazione di gioco. Scendono le prime linee, Billò pallone in mano, una bella introduzione, ci vorrebbe un bel attacco e la Toscana Aeroporti ecco da Falleri a Biancagnello, bella la pulitura di Ippolito, ancora Bascia. Morsellino, Citi in pressione su Condemi, l'arbitro aveva visto un'infrazione dei giocatori della Roma e fischia questo calcio, un fuorigioco, sì, siamo sulla linea di metà campo
e Ime dice i Toscana Aeroporti hanno pallone per andare a guadagnare terreno. Numero 12 Biancaniello che non trova la touche e allora è la Primavera che riporta il pallone nella zona di centrocampo ed ora si dovrà ancora tornare ad attaccare da lì. La meta è ancora distante. Jacopo Fanelli con il pallone in mano per il lancio in mezzo ai due schieramenti. Si lancio per Civetta, non contendono gli avversari, ancora una ripartenza lì vicino al raggruppamento e Bascia le mani sul pallone, il giovane Bascia, ventenne, anche ricordiamo autore di ben 4 metri nell'incontro precedente, una terza linea di grande spessore. L'anno scorso tenuto un po' a freno da un infortunio alla caviglia, quest'anno sembra tornato in gran forma. Battisti, solido, pallone in mano, pallone a disposizione di Billò ed ora a largo per Falleri. Da Falleri a Biancaniello che regge un bellissimo placcaggio, cerca Morsellino un po' con sufficienza dopo aver retto un bellissimo placcaggio. Peccato, un passaggio alla mano un po' troppo in avanti per Alex Morsellino. Vai Bianca! Mi dice che chiudono in attacco questi primi minuti, 2 minuti sembra segnalare Lipperini. Quindi ci sembra ci sia il tempo per provare ancora a dare a segnare. Vediamo. Intanto questa touche però è per la Roma. È ancora Bascia che va a rubare questo pallone. Civetta, pallone in mano, avanza. Falleri per Morsellino. Cosa ha visto? Un velo, Lipperini, e subito una ripartenza rapida di Callori, di Vignale, scoperta la difesa del Firenze, il pallone finisce in touche e la Primavera Roma riguadagna 60 metri con questa partenza veloce del mediano di Mischia, Callori, di Vignale che è il capitano di questa formazione capitolina. Giocatore di grande esperienza nonostante sia giovane, classe 91. Ed ora il Firenze dovrà difendere quest'ultimo minuto di gioco. Lancio su Civetta, pallone vagante, Soldi lo recupera. Pallone ancora sembra sicuro nelle mani di Billò che va in touche per la chiusura di questo primo tempo che ricordiamo si chiude sul 10-5 per la Primavera Roma, meta di Ippolito per il Firenze e poi il calcio piazzato di Ritano e la meta successiva trasformata sempre per la Primavera Roma. Inizia il secondo tempo di Toscana Aeroporti Medicei Primavera Roma con la squadra romana in vantaggio per 10-5, una meta per parte trasformata dalla Primavera Roma più un calcio di Ritano. Primo pallone in mano per il Firenze, ancora Bascia, Biancaniello, sembra partiti con il piede giusto i giocatori di Firenze, ancora Bascia in sostegno, ancora Bascia, evita ancora un placcaggio. Sta per arrivare il sostegno, esce il pallone, vantaggio ancora per il Firenze, palla in mano a Citi, Citi trova un corridoio, cerca ancora il sostegno dei compagni, ancora Billò, fermato, Fanelli,
Fandelli. Falleri allargo per Civetta, scarica subito su Ippolito. Grande mani di questa seconda linea. Pallone scivola dalle mani del Firenze, Liperini torna sul vantaggio iniziale e quindi un calcio praticamente in mezza pali, poco dentro i 22 per il Firenze. Vediamo le decisioni, probabilmente si andrà per i pali. Sì, è capitano Fanelli che mette il pallone a terra. Ottimo questa partenza bruciante dei giocatori in maglia rossa. Ed è Niccolò Falleri che va a prendere la rincorsa per il calcio al primo minuto del secondo tempo. Tipica rincorsa di Falleri e il pallone va fra i pali per il 10-8. Calcio piazzato per Toscana Leopardi Medicei, Falleri. Inizia con il piede giusto questa seconda frazione di gioco. La squadra di Presutti accorcia le distanze e si va a giocare sul 10-8 per la Roma. Drop che sembra quasi non aver fatto i 10 metri. E comunque Liperini va a segnare questa mischia. Ecco una sostituzione, entra D'Andrea per il Firenze al posto di Antonelli e va a prendere la posizione di primo centro spostando Biancaniello a secondo centro. Toscana Leopardi Medicei sostituisce il numero 13 Antonelli con il numero 24 D'Andrea. È il potente Giovanni D'Andrea, prodotto del vivaio fiorentino, ad andare a prendere il posto di primo centro. Va l'introduzione Callore di Vignale, esce e con i piedi un calcio direttamente in touche del numero 8 Belloni. Sembra iniziato nella maniera positiva questo secondo tempo e quindi si andrà ancora alla rimessa di Jacopo Fanelli. Lancio del capitano e Bascia al recupero, Bottacci subito con il pallone in mano e la mischia avanzante del Firenze. Ancora un bel guadagno di terreno, avanzano i Medicei. I Medici hanno guadagnato 20 metri con questo raggruppamento ed ora dalla parte chiusa Billo, sostegno di Falleri. Falleri cerca dentro Morsellino, non si sono capiti. Morsellino però difende il pallone, ancora Falleri. Falleri e Ippolito, insiste da quella parte, va giù. Ancora pallone per Billo. Bascia, messa a terra. Ancora dalla parte chiusa con Falleri, cerca Guido Soldi. È il Firenze che fa la partita in questo secondo tempo. Bascia col sostegno di Battisti. Ancora pallone fino a fondo. E Civetta messo giù, arrivano Bottacci, ancora Billo. Siamo lenti. Morsellino va da Andrea a vuoto, Morsellino da solo. Ancora pallone giù per Billo, da Billo a Battisti, Battisti guadagna ancora con i piedi. Billo ad esplorare una zona del campo per un mark dell'estremo con Demi,
che tocca e va a cercare la touche. Il pallone esce ancora nei 10 metri di difesa della Primavera Roma. Chiedo. Liperini a colloquio ancora con Fanelli. Piero con un pallone. Dove? L'ambulanza per Piero. 5 uomini in touche, vediamo se è Soldi, Civetta, Bascia, sì, Civetta sembra che sia per saltare, lungo per, no, finta, doveva lanciare un attimo prima Fanelli, questa ancora una ripartenza rapida, sono quelle che nel primo tempo hanno messo un po' di difficoltà la squadra dei Medicei, che in questo secondo tempo deve cercare di mantenere il maggior possesso del pallone. Perché la Primavera palla in mano è pericolosa, perché sono tutti giocatori molto giovani che vanno a insidiare sempre la difesa biancorossa. Mischia sulla zona proprio di centrocampo. Abbiamo notizie dal Livorno? Scendono giù le prime linee, è Firenze con Alessandro Billò all'introduzione. Che Billò, giocatore esperto, con un passato nelle file del Petrarca Padova. E ancora Liperini che richiama i piloni ad un corretto ingresso in mischia. Importante per il Firenze tornare subito in attacco per provare a raddrizzare questo risultato. Ecco, calcio in favore del Firenze, Bottacci subito a largo, D'Andrea, primo pallone in attacco per D'Andrea, scarica su Morsellino, elettrico, riparte Morsellino, veramente reattivo questo giocatore. Pallone sta per uscire, un attimo di ritardo l'uscita dal raggruppamento, ancora per Nick Civetta, esce il pallone per Guido Soldi, ma Liperini ha visto un in avanti e allora sarà ancora palla per la Primavera Roma. E vediamo se la spinta del Firenze riuscirà a mettere in difficoltà la mischia avversaria. Buona la spinta, esce il pallone, va in pressione Billò, anche D'Andrea e Bascia cercano di recuperare questo pallone, ma rimane comunque in mano alla Primavera. Palmisano lo recupera con sicurezza e imposta subito con Morsellino, che ritorna sui suoi passi. Ancora Morsellino, da Morsellino a Biancaniello, un lungo linea di Biancaniello che guadagna comunque una bella touche a pochi metri dalla linea di meta della Primavera. Bello questo grabber del centro fiorentino. Ed ora il Firenze è lì a pochi metri dalla linea di meta avversaria, ricordiamo però pallone in mano per la rimessa a Gabuti. Proveranno a saltare probabilmente sia Civetta che Bascia, Soldi,
Vediamo se riusciranno a sporcare perlomeno questo pallone. Ecco il lancio, uno schiaffetto recuperato comunque dalla Primavera. Calcerà Calore di Vignale probabilmente lì dalla base. E il pallone esce, siamo ancora nei 22 e ora sarà il Firenze che andrà a rimettere il pallone e potrà scegliere il tipo di lancio per i propri saltatori. È una buona base per andare ad attaccare la linea di meta avversaria. Ancora lancio di Fanelli per Niccivetta, non saltano i giocatori romani. Avanza la mischia del Firenze. Pallone a terra e viene recuperato. C'è stato un colpo proibito del numero 5 semplice a Niccivetta. Vediamo se Masetti ha visto questo colpo e lo segnalerà a Liperini. Guardaline! Allora! Sembra di no, tutto regolare secondo la terna arbitrale. Sta per uscire Custureri, seconda linea della Primavera Roma. Vediamo chi è che andrà a sostituirlo. Anche per il Firenze una sostituzione, esce Fanelli, entra Chiostrini. Due delle bandiere di questa squadra. Fanelli con numero 23 Chiostrini. E è Datola che va a spostarsi a tallonatore e Chiostrini entra come pilone sinistro. Callore di Vignale si prepara all'introduzione. Importante qui la pressione su questa uscita del pallone per i Medici che dovrebbero andare a tentare di recuperare questa palla in attacco. Pallone ancora dalla parte della Primavera. Calcio per Palmisano, lo recupera, apre su Morsellino che ha spazio per andare ad allargare uno contro uno di Morsellino, supera il diretto avversario in velocità, va a terra, è rientrato nei 22, arriva ancora D'Andrea messa a terra, e il Firenze ora a gestire questo pallone all'ingresso dei 22, Biancaniello ancora. Veloce. Pallone per Ippolito, trova Palmisano messo giù. Callore di Vignale va a cercare un grabber, il pallone rimane in campo, un calcio dell'ala seguito da Bascia e questo contropiede della Primavera Roma porta alla segnatura di Ritano. Proprio quando i Medicei stavano attaccando con questo inizio di secondo tempo propositivo della squadra biancorossa. Meta di Ritano in contropiede, un pallone sfuggito, un calcio di Callore di Vignale, Ritano al piede è riuscito ad andare a segnare, inseguito da Bascia, ma indubbiamente più veloce l'ala romana è andata a portare il punteggio sul 15-8. Bascia anche un leggero infortunio all'inseguimento di Ritano, probabilmente nell'ultimo placcaggio ha avuto un colpo al viso.
E Reitano è anche lui incaricato del tentativo di trasformazione di questa meta. Siamo al decimo del secondo tempo e ricordiamo il punteggio sul 15-8 per la Primavera Roma. Ancora un calcio sbagliato. Meta non trasformata, il punteggio rimane in pesca l'aeroporto, mi dice 8, Primavera Roma 15. Ed ora un finale di gara tutto in salita per la Toscana Aeroporti Medice di Firenze a questo esordio casalingo. Ed è Falleri che riprende il gioco mentre ancora bascia dolorante, vediamo se riuscirà a rimanere in campo. Pallone sfugge al recupero del numero 6 in maglia giallo-blu, però sfugge indietro, vediamo, però è andato in touche e allora subito una bella touche in attacco per il Firenze. Niente di meglio che per provare ad andare ad accorciare le distanze. Ecco due cambi, si preparano per il Firenze Meyer e il Reale e vediamo chi saranno a uscire. Ancora una segnalazione, vediamo, ecco chi esce Bascia, che ha dato tanto fino ad ora e poi il colpo nell'azione della meta, probabilmente consigliato Presutti la sostituzione. E esce anche Palmisano, l'estremo, positiva anche la sua partita. Ed è Reale che va a prendere il ruolo, mentre subito Meyer, una bella percussione. Avanza Ippolito, questo è il Firenze che vogliamo vedere, deciso su tutti i palloni, subito la mischia biancorossa, un passo dalla linea di meta con Chiostrini, con Ippolito, ancora una spinta, Battisti, esultano i giocatori fiorentini e la meta, Lipperini assegna la meta. Forse a Civetta, che accorciano immediatamente e si va sul 15-13. È tutta la mischia fiorentina ad avanzare, non sappiamo chi è che ha schiacciato, ma il merito è di tutta la squadra che ha fortemente voluto questa segnatura. Primavera Roma 15, si appresta a piazzare Falleri. Ed ora Niccolò Falleri sistema il pallone, sta per partire la sua rincorsa. Parte Niccolò Falleri e il pallone va fra i pali per il 15 pari. Meta trasformata da Falleri. Toscana Aeroporti in Medice 15, Primavera Roma 15. Due mete per parte, punteggio sul 15-15. Si va a giocare l'ultimo quarto di questo incontro in perfetta parità fra due squadre che si sono equivalse, una Primavera Roma che ha fatto suo il primo tempo con un gioco propositivo ed un Firenze che è partito nella ripresa col piglio giusto, è stato però colpito in contropiede dalla meta pochi minuti fa di Ritano, ma ha reagito immediatamente con questa meta della mischia biancorossa e si va a giocare
Ultimi 20 minuti, uno scontro fra Datole ed Andrea, ma il pallone rimane saldamente in mano al pilone, in questo momento spostato tallonatore del Firenze, Falleri con i piedi. Il pallone in campo per Callori di Vignale, lo recupera, trova il sostegno di Condemi, un calcio ancora a esplorare una parte libera del campo, bello questo calcio dell'estremo romano e una touche in attacco per la Primavera Roma. Al 12° del secondo tempo Toscana Riporti Medice ha sostituito Meyer per Bascia e Reale per Parmisano. Ecco Datola al lancio, primo lancio del pilone fiorentino, vediamo, è un po' recuperato comunque da Bottacci, però l'arbitro ha visto un in avanti nel tentativo di recupero e quindi assegna la mischia, c'è stato sì questo tocco in avanti del saltatore fiorentino. Mischia poco fuori dei 22 della Toscana Aeroporti Medice di Firenze. Vediamo le mischie con questo nuovo assetto, ci sono state delle sostituzioni, sembrano comunque stabili i due pacchetti. Parte subito il numero 8, Belloni, ben fermato però. Con il numero 22, Casperini. Ancora pallone in mano a Gabbuti. Callori di Vignale a Corcos. Ed ora prova a dare a largo, ma D'Andrea mette giù con l'aiuto anche di Meyer. Ed ora è il pilone Sbarigiaco che viene messo a terra, comunque difesa avanzante del Firenze. Bella questa percussione del centro giallo-blu. Il Firenze difende bene in questa fase di gioco, però la Primavera trova a largo un po' di spazio. Ancora D'Andrea a fermare l'offensiva capitolina. È sempre in avanzamento la difesa dei Medici ed ora prova con i piedi, ma è ha visto un in avanti di Chiostrini probabilmente, no, un calcio probabilmente per un placcaggio, no, per un nel raggruppamento avrebbe aver visto un tentativo di mani in rack da parte dei giocatori fiorentini di portare il pallone dalla propria parte con le mani, mentre quando c'è la rack è solo la spinta o i piedi che possono portare il pallone dalla propria parte. È Condemi l'estremo che va a cercare guadagno territoriale. Calcio però è sbagliato e il Reale annulla e quindi il Firenze ha la possibilità di andare a rimettere dai 22. Entra Venditti per Battisti, ancora una sostituzione in prima linea per i Medicei. Toscana Aeroporti Medice sostituisce il numero 3 Battisti per il numero 23 Venditti. Pallone rimbalza, arriva la pressione e segna la palla uscita fuori e quindi sarà la Toscana Aeroporti che andrà a rimettere questo pallone con Datola che ricordiamo è passato tallonatore, mentre come piloni abbiamo i due neoentrati Chiostrini e Venditti.
Lancio lungo, ma Di Perini vede il lancio storto e quindi ancora una mischia sul 15-15, ancora una mischia per la Primavera Roma. No, sceglie la rimessa laterale la squadra romana, probabilmente in mischia sta un po' soffrendo la spinta dei Medici, e allora si va al lancio di Gabuti. Rubata la palla, c'era anche un in avanti, lascia il vantaggio, Datola a terra, arriva la pulizia dei fiorentini, D'Andrea spinge, bravo Giovanni, bello l'impatto di Giovanni D'Andrea in questo incontro, anche Chiostrini ancora sempre positivo. Datola, palla in mano, avanza, ancora a largo per Falleri, Morsellino, Morsellino va da solo, trova il sostegno di Palmisano, no, di Reale, messo in touche, e queste sono le azioni che infiammano il pubblico del Mario Lodigiani. Dai ragazzi, dai, ora! Veglia, bene così! Bello l'impatto nell'incontro dei nuovi entrati. Abbiamo visto in questa azione D'Andrea, Chiostrini e anche Reale alla conclusione di questa azione, portato in touche, ma grande guadagno di terreno. Ora una palla sicura per la Primavera, l'Amaro la mette giù, si organizzano. Callori di Vignale con i piedi, il pallone esce direttamente, no, lo recupera Morsellino, sì, no, fa la finta di rimessa rapida, ma giustamente aspetta l'arrivo dei compagni sulla linea di metà campo. Ancora il Firenze sul 15 pari, ricordiamo un lancio in mano al Firenze, a terra, ancora con i piedi Billoma, un fischio. Probabilmente un giocatore del Firenze era finito in fuorigioco. Forse Venditti, non sappiamo. La decisione di Liperini. E quindi ancora tutto da rifare per i Medicei. Buono guadagno territoriale della Primavera Roma. Bravo ragazzi! Si torna a giocare nella metà campo del Firenze. Perfetto equilibrio in questo incontro. Due mete per parte. E si aggiudica questo pallone l'Amaro. La Primavera spinge, guadagna qualche metro, i Medici si organizzano, ma esce il pallone a largo, la seconda linea d'attacco con Risi, ancora un pallone che sfugge ai giocatori romani. D'Andrea per un attimo ha provato a rimpossessarsi del pallone, sarebbe stato un pallone d'oro in contropiede, ma non c'è stato niente da fare. Ci dovrebbe essere comunque la mischia per la Toscana Aeroporti. Ancora una sostituzione
esce soldi per Savia, anche in seconda linea. Sostituisce soldi per Savia. E vediamo ora l'introduzione di Billo. Niente da fare, Masetti e Lipperini si consultano. Ancora le prime linee sono praticamente cambiate quasi totalmente, quindi Lipperini va lì a insistere per un ingresso regolare. Ecco, palla per il Firenze. Da Bottaccia a Ippolito, Ippolito a terra, pallone ancora a largo, Falleri, Biancagnello, sfugge il pallone, ancora un in avanti. Questi sono gli errori che penalizzano, peccato, una squadra che deve risalire tutto il campo per provare ad andare a segnare. Tempo scorre. Si comincia ad arrivare negli ultimi, dovrebbero mancare 7 minuti alla fine dell'incontro. Siamo sul 15 pari. Un secondo tempo che ha visto sì prevalere nell'iniziativa i giocatori di casa, ma che non hanno concretizzato molto. Ora dovrebbero dare il colpo decisivo per portare a casa i 4 punti della vittoria, ma la Primavera Roma è una squadra ben organizzata, insidiosa, ha tenuto bene il campo per tutto l'incontro e fino a questo momento il punteggio di 15 pari si può dire meritato. Sono affrontate a viso aperto le due squadre, qualche errore di troppo in attacco da parte di tutti e due gli schieramenti, delle buone difese. E vediamo come andrà a concludersi questo incontro. Mischia per Primavera. Si alza l'incitamento del pubblico di casa. Bella la spinta del pacchetto fiorentino che guadagna un calcio di punizione. E questa forse potrebbe essere una scossa importante. È Falleri che va a cercare la touche per tornare a giocare là nella zona di attacco e il calcio esce dentro ai 22 della Primavera Roma. Un buon calcio di Falleri. Ed ora palla in mano a Datola, una palla di qualità ci vorrebbe per le linee arretrate per provare ad andare a varcare la fatidica linea di meta. Vediamo lancio di Datola, un recupero un po' avventuroso, comunque palla in mano a Nick Civetta. È pronto a partire lì Datola,
riesce ad andare giù, arriva anche Meyer, ancora Chiostrini a terra, ed ora ritorna dalla parte chiusa con Falleri trova il sostegno di D'Andrea fermato, il potente centro fiorentino ha rotto un placcaggio ma poi al secondo si è fermato. Bottacci un controllo un po' impreciso ma ora spinge sulle gambe, ma Lipperini ha fermato, ha visto lì in avanti probabilmente un velo davanti a Bottacci e quindi la Primavera ha l'occasione per allontanare nuovamente la minaccia dalla propria zona di difesa. Bella, bella questa pressione dei giocatori fiorentini che cercano di recuperare questo pallone. Callore di Vignale dalla base si prepara al calcio. Lo recupera Reale, una finta, evita un placcaggio. Va a terra, mantiene il possesso del pallone, non è tenuto, ma ora mette a disposizione dei compagni. Ancora un'occasione d'attacco per i Medicei. Chiostrini vicino al raggruppamento ancora, Civetta con le mani sul pallone, lo alza per Datola, bella l'avanzamento di Datola, ancora Civetta, Ippo ancora. Buona, positivo questa fase di gioco, giocatori fiorentini cercano forse anche di indurre al fallo gli avversari, questa è zona da calcio, ora vanno a largo con Falleri, da Falleri a Reale, da Reale a Biancaniello, arriva Citi, ancora tutto il fronte sinistro del campo libero, Falleri va giù. Ancora palla in mano a Datola, percussione potente del pilone, Nicivetta, un po' alto entra ma pallone ancora a largo per Falleri, Falleri giù, vediamo Billo le scelte, ancora decide di avanzare con le terze linee accanto al raggruppamento. Ripartenza di Meyer, sempre incisivo anche Meyer, ancora un guadagno del Firenze. Chiostrini ed ora dalla parte chiusa con Morsellino velocissimo, Morsellino va a schiacciare per la meta del 20-15. Un Firenze preponderante con gli avanti ha costruito uno spazio per la veloce ala Alex Morsellino che è andato a segnare e a portare sul 20-15 la propria squadra. Terza meta dei Medicei Toscana Aeroporti. Un secondo tempo positivo per il giocatore di casa concretizzato da questa meta. Già nel primo tempo si era messo in evidenza, peccato il giallo per Morsellino nel primo tempo, ma è un giocatore sicuramente incisivo tutte le volte che ha la palla in mano. Ed ora tentativo di trasformazione per Niccolò Falleri. Silenzio sul Mario Lodigiani.
rincorsa dell'apertura del Firenze, Niccolò Falleri. Il pallone si alza, svirgola alla destra della porta e il punteggio rimane sul 20-15. Venga, non trasformata, Toscana Aeroporti mi dice il 20, Primavera Roma 15. Ed ora gli ultimi minuti di gioco con i Medice in vantaggio per 20-15. Attento Firenze ora, Biancaniello, recupero, Citi! E Citi, che anche lui ha una velocità impressionante, viene fermato però. Arriva subito il sostegno di Datola. Ancora a largo con Meyer. Pallone a Ippolito. Lipperini ha visto ancora un velo e fischia e va a assegnare questa mischia alla Primavera Roma. Siamo proprio nei minuti finali dell'incontro. Ricordiamo Medice, Toscana Aeroporti in vantaggio per 20-15 con le mete di Ippolito nel primo tempo e poi in apertura di secondo tempo la meta della Mischia ed ora la meta di Morsellino che ha fissato il punteggio sul 20-15 contro una Primavera Roma ben messa in campo, una buona squadra, questa squadra romana che ha dato filo da torcere fino ad ora al Firenze. Un Firenze che per ora sembra pronto a chiudere l'incontro e finisce qui la partita sul 20-15 per l'aeroporto di Firenze. I Medicei che si aggiudicano il secondo incontro stagionale e vanno e volano in testa alla classifica con 9 punti. Ricordiamo 5 punti domenica scorsa a Roma con il Cus Roma e i 4 di oggi nell'incontro casalingo con la Primavera. Mete di Ippolito nel primo tempo, poi accorcia le distanze Ritano sul 5-3 e poi la meta della Primavera che li porta sul 10-5. In chiusura di primo tempo il calcio di Niccolò Falleri che accorcia le distanze sul 10-8. E poi però ancora una meta di Ritano in contropiede, riallungano i romani, ma poi la mischia del Firenze riporta il punteggio con la trasformazione di Falleri sul 15 pari e proprio allo scadere nei minuti finali la meta fortemente voluta di Alex Morsellino, man of the match di questo incontro che chiude sul 20-15 la partita di oggi. Ricordiamo i Medicei, Toscana Aeroporti 20 e Primavera Roma 15. Una buona sera a tutti dal campo Mario Lodigiani di Firenze.